baby girl, I give it 10 ton of fatness, give me some of that. È tempo di bilanci per il Mikasa Volley Camp, che si è svolto in 4 settimane, concludendosi a luglio. 230 le presenze totali di ragazzi e ragazze dai 10 ai 17 anni. Attività indoor con lezioni teoriche e pratiche, ma anche volley su sabbia, grazie alla collaborazione con la Real Beach Arena di Villatora di Saonara. Alice Biasini, coach del settore giovanile bianconero, che ha avuto un ruolo importante nella realizzazione del camp, spiega gli obiettivi dell'attività svolta. Il primo obiettivo è quello della passione dello sport e della pallavolo in generale, e quindi stare insieme, condividere fatiche, condividere gioie, insomma, che lo sport ti può dare. E poi un altro obiettivo è avvicinare più gente possibile alla pallavolo. Infatti da 2 anni a questa parte abbiamo aperto il camp anche a chi non ha mai giocato a pallavolo e che vuole iniziare e trovare. E un altro obiettivo è un po' anche far vedere una pallavolo di alto livello e dopo anche comunque la qualità tecnica, perché cerchiamo comunque di trasmettere dei valori tecnici, quindi mantenere comunque oltre al gioco e al divertimento anche delle buone qualità tecniche. Il Mikasa Volley Camp ha riscosso notevole successo anche sui social, con simpatici video realizzati dai ragazzi che hanno ottenuto migliaia di visualizzazioni. Numerosi infine gli ospiti d'eccezione che hanno affiancato lo staff, tra cui molti pallavolisti di Serie A: Fabio Balaso, Nicolò Bassanello, Beatrice Berti, Nicolò Casaro, Leonardo Ferrato, Andrea Gargella, Stefano Giannotti, Enrico Lazzaretto, Matteo Pedron, Alberto Polo, Matteo Sperandio, Dragan Travizza, Marco Volpato e Matteo Zamagni. Tra gli ospiti anche le ex stelle della nazionale italiana Marco Meoni e Michele Pasinato, i coach Valerio Baldovin e Nicola Baldon, la mascotte Lenderino il Pinguino, Longo DJ, il mental coach Matteo Favaron e gli arbitri federali Riccardo Berto, Michela Turretta e Antonella Vidale. I know what you want, the vibe's gone.